la sesta edizione degli NC Awards, Younger Rubicon Group si è aggiudicata ben 8 premi, più uno tutto di Vicky Gitto come creativo dell'anno. Insomma, un bel bottino, facciamo il bilancio. Ti posso dire, la grande soddisfazione come gruppo è averli vinti non con un bel progetto spalmato su tante categorie diverse, ma con tanti progetti diversi su categorie diverse, per cui clienti diversi, logiche completamente diverse. E questo credo sia testimonianza di come è stato fatto un lavoro rilevante e importante su diversi clienti con proprio problematiche di marketing e di comunicazione molto diverse tra di loro. Passiamo in rassegna ai tre principali riconoscimenti. Prima di tutto la Best Holistic Campaign che Younger Rubicon Group ha vinto con Danone, con il progetto Dana con l'Adotto un Paese. È un'operazione che parte da un grande evento che poi ha avuto tutta una serie di espressioni attraverso altri mezzi, per cui è stato supportato dalle pubbliche relazioni, con una pianificazione televisiva, con una parte web. Ma la cosa secondo me è molto rilevante, molto bella di questo progetto è che è un prodotto estremamente complesso quello che veniva comunicato e che è stato trovato un modo non convenzionale per trasferire sui consumatori l'efficacia diretta del prodotto attraverso appunto un evento che è stato adottare un paese, far riprovare per un mese il prodotto, riuscendo ad abbassare fino al 10% di colesterolo di tutti gli abitanti del paese. Io ho trovato veramente un bel lavoro in un momento in cui spesso sembra che i contest creativi siano completamente scollati dalla realtà. Questo è un premio che ci è stato riconosciuto da una giuria che ha una stralarga maggioranza di clienti. Credo in un momento come questo, se dei clienti ti riconoscono il valore di queste idee, credo che non abbia prezzo, perché è l'unico valore che abbiamo come agenzie, cioè avere dei clienti che credono nel lavoro che facciamo. Ringrazio il cliente che ha avuto il coraggio di credere in un approccio così non convenzionale e tutto il team di lavoro dedicato a Danone, composto da Carla Padovani come account director e vice president dell'agenzia, Nicola Barracchia, direttore creativo sul cliente, Mattia Peghin, copywriter, Sara Cappelli, Elisabetta Corazza per il digital e così via. Younger Rubicon Group è stata premiata in questa edizione degli NC Awards anche come Best Holistic Agency. È la testimonianza, la conferma del fatto che questo progetto che abbiamo iniziato quasi 3 anni fa con Massimo Costa, Marco Bonanni, Roberto Bruno e tutti i membri del board di Younger Rubicon Group ha dato i suoi risultati. Abbiamo iniziato questo progetto ricostruendo completamente anche la struttura logistica del gruppo, spostando tutte le società in un unico building e suddividendole per funzioni, non per società. E questo oggi, oltre a essere un grande risultato, per noi è una grande conferma del fatto di aver creduto in un progetto vincente. Tra l'altro voi da poco insomma avete ufficializzato il vostro nuovo naming, che è proprio Younger Rubicon Group, no? Cioè sempre più integrazione. Sì, questo fa parte di un progetto internazionale di rebranding del gruppo, che ovviamente non va a intaccare gli aspetti operativi, però comunque è perché la logica che in alcuni hub come l'Italia e in altri paesi è stata già applicata, la stessa filosofia verrà diffusa in tutto il mondo, in tutte le sedi di Younger Rubicon. Insomma, terzo importante premio come creativo dell'anno. Già peraltro ricevuto nel 2009. Ma cosa significa per te creatività oggi in un contesto che è sempre più digitalizzato, ma in cui abbiamo visto che una delle nuove frontiere della creatività è anche proprio il mobile? Ma guarda, la creatività ora è esattamente quello che era 100 anni fa. Quello che sono cambiate completamente sono le modalità di veicolare un'idea. I meccanismi per arrivare a un'idea non sono cambiati. I grandi creativi, credo, se prendi un grande creativo di 30 anni fa e lo metti a pensare oggi, è capacissimo di darti un grandissimo concetto di comunicazione da esprimere attraverso diversi mezzi. Sono cambiate, è completamente cambiato il panorama dei mezzi e delle modalità attraverso cui un'idea può essere esplosa. Quindi quello che ti fa fare la differenza è avere un grande aggiornamento costante su tutto quello che c'è in giro e soprattutto una grande lucidità nel riuscire a identificare quali sono
i media e le modalità migliori per una marca di investire i propri budget. Bene, ringraziamo Vicky Gitto e Elena Colombo a DV Express TV.